Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Creazioni Lunari. Cosa dovete fare oggi? Guardare Mecca e Spacchetto, questo bellissimo pacco in collaborazione con Cobiz. Ebbene sì, è arrivato, l'avevo annunciato su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram andate e followatemi. Creazioni underscore lunari, così avete tutte le novità in tempo reale. E niente, quindi io adesso spacchetterò in diretta con voi tutto quello che c'è in questo bellissimo pacco. Allora, la collaborazione, diciamo che il pacchetto ha messo una quindicina di giorni ad arrivare. Io ringrazio la Cobiz che appunto mi ha inviato questo materiale, non vedo l'ora di aprirlo, non vedo l'ora di utilizzarlo per altri tutorial che seguiranno a questo spacchettamento, perché ci saranno altri due video in collaborazione con loro dove vedrete all'opera me medesima e il materiale della Cobiz. Allora, andiamo avanti, non passiamo oltre, non ve lo giro perché c'è il mio indirizzo, mica, cioè posso, non voglio distruggere niente, ma secondo voi distruggo qualcosa? Secondo me sì. Cioè, nessuno apre pacchetti in diretta come me, eh? Ecco. Allora, qui abbiamo l'ordine. Due fogli di ordine. Voilà, cioè, ragazzi, ci si fa notte. Sono già le 18, quindi ci facciamo notte. Fate l'aperitivo, ve l'ho detto, eh? Oddio mio. Troppi spoiler. È vuoto, via! Allora, è un pacchettone di materiale. Vediamo. Ah, allora, tanti dicono, ma mandano troppo materiale di plastica. Ragazzi, ma non si butta via niente qua, Cioè, non pensate che queste buste non vengano riutilizzate. Viene tutto riutilizzato per fare, per immagazzinamento, magazzino, nel senso che le cosine, che le perline, i mezzi cristalli, le cose, io le rimetto nelle bustine. Cioè, non ho capito io. Allora, andiamo avanti. Allora, primo, tanto l'avete visto, è uno mega spoiler. Questo è il codice. Hanno 0,5 un roll di filo elastico. Vediamo la qualità del filo elastico. L'ho voluto da 0,5, non da 0,8, perché io lo doppio o lo triplico addirittura. Però buono, ci piace. Poi, naturalmente di tutti vi lascio il link in descrizione di tutti i prodotti che vedrete qua. Io vi devo anche tenere tutte le bustine perché per fare i tutorial, altrimenti mi perdo i codici. Poi voglio questo. Cos'è questo? Questo è il codice STAS. So che sta per acciaio. Quindi che saranno i perni che ho scelto? Allora. Sì, sono i perni che ho scelto. Carini, molto ben imballati. Oh, che bellini! Molto bellini. Poi faremo la prova calamita, attenzione, con farfallina, e questo è il gancetto per appendere il... Prova calamita, ve la faccio vedere subito, però mi serve qualcosa di metallo per... vedete? Allora, qui dietro sono delle bellissime mollettine con i giorni della settimana e vi faccio vedere. Qui appiccica poco, ma appiccica, ok? Qui niente,
Niente di niente. Questa è più forte, mi passano una calamita più forte. Ecco, questa è una calamita che regge. L'ho fatto fuori camera per vedere prima. E qui, guardate, niente di niente. Tanto il telefono che suona. E sono 10 pezzi. Vediamo se ci sono tutti. Quindi sono 5 coppie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto! Ci sono tutti con le farfalline che sono anche fatte molto bene. Questi mi servivano perché, ragazzi, si inizia a creare per l'inverno, per il Natale. Ora io libero qui perché sennò veramente. Poi, oh, che ne ho presi solo 5. Che carini! Ne ho presi davvero solo 5. No, ne avevo presi 10 io. Vabbè. Ora vediamo, eh. Questo è il codice, 5 pezzi. Boh, non mi ricordo. La dimensione è quella da 14 mm. Vediamo se ne avevo presi 2. Io qui ho la stampa dell'ordine. 2. Ce ne sarà un altro forse? Vediamo. Come sono forti queste bustine. Allora, ok, dai, ok, no, guardavo, questo è perfetto, ha un rosa, sì, vabbè, un pochino scheggiato sopra, ma niente di che, sono in vetro, poi, verde, ah, questo mi piace tanto, dietro com'è la patina? Buono, io mi scuso per i rumori fuori campo, ma d'altronde fa caldo, io sono con la porta aperta. Questo ricorda quello del Titanic, costasse come quello del Titanic. Un altro verde, questo è un pochino graffiato, però riflettono veramente bene la luce. E fra le altre cose adesso vi posso assicurare che non c'è una grande luce. E il rosso. Codice ve l'ho fatto vedere. Mettiamoli qua. Poi andiamo avanti. Ragazzi, ve lo dico, ho preso delle pietre. Andiamo avanti. Eccola! Questo è il codice 8 mm. Una fila. E questa è pietra, ragazzi, ve lo dico. Allora. Ma che bellina! Questa è molto bella. Oh, credevo di aver già rotto tutto, ve lo dico. Bella, bellissima. Guardate che sfumature. Molto bella. Vi dovrei dire anche che pietra è, ma ve lo lascio giù in info box. Poi andiamo avanti. Oh, che carini. 100 pezzi di questi che sono in ottone. E voi mi direte cosa sono? Le monachelle, ma sono un po' particolari perché invece di essere rotonde sono un po' piattine qua, vedi? Aiuto! Vediamo. Anche queste, ragazzi, servono. È inutile che ci nascondiamo. Io con l'ottone mi trovo bene, anche le mie clienti. Ecco, già qui manca una pallina. Fuoco? Ok, forse. No. Sono troppo. Sbrilluccicano troppo. Eccole qua.
Forse da qui le vedete meglio. Vedete che sono piatte? Poi andiamo avanti. Ora chiedo all'assistente qui se mi aiuta. Assistente? Sì? Venga a aiutarmi. Ecco. Oh, che belle queste gocce! Allora, queste vedi che non va più il fuoco? Oh. No, non va, perfetto. 5 pezzi, queste sono le gocce in vetro. Oh, che belle! Mi piacciono molto. Anche di queste mi sembra di averne presi 2 pacchetti, ma non sono sicura. Guardate bella la crystal. Guarda. Sono gocce col foro così. Questa è uguale a un fumé? No, è un fumé. E poi gialla. Purtroppo in videocamera non rendono moltissimo i colori. Forse serviva uno sfondo più chiaro per farvi vedere bene i colori. Poi! Ecco, così. Andiamo avanti. Niente? Ah, altro stas, quindi. Acciaio anche questa volta. Serve la prova della calamita. Ancora una volta. Ah, non ve li ho fatti vedere. Guardate che carini questi perni. Un amore. 10 pezzi, quindi 5 paia d'orecchini. E siamo già a 11 minuti e lì la roba cresce, non diminuisce, cresce. Belli! Con effetto martellato. Bello! Prova calamita. Aiuto, calamita. Si sono attaccate alle forbici. Qui è un po' meno, qui è un pochino, poi li riproveremo, magari ho preso quello, poi loro, che carini i fiorellini. Questo è il codice, 10 pezzi in vetro, 14 mm. Li apriamo. Ve li faccio vedere. Guardate che bellini. Molto carini. Qui c'è anche qualche coppia, molto bene. Poi sa che mi devo velocizzare, se no ve lo faccio in 2 parti. Ora vediamo. Poi, altro giro, altre pietre. Queste sono belle. Queste sono belle. 10 mm, un filo. Questo è il codice. E guardate che cosa sono. Guardate che cosa sono. Una meraviglia. E questa mi sa che la infilerò a nodi. Mi dà quest'idea, non so perché, ma bellissima, veramente bella. Poi altra pietra, 10 mm anche lei. Questo è il codice. Questa però è più corta. Ehi, uno strand, ma è corto, uno strand corto. Questa è corta, sappiatelo, però è bella, molto bella anche lei. Questa braccialetto, ora vedremo cosa ci faremo. Comunque sono tutte sfumature del verde. Poi altra pietra. Ho fatto incetta di pietre. 8 mm, uno strand, un filo. E guardate cos'è di bello.
Questo al contrario è un bel filo lungo. Guardate, questo è quarzo. Bellissimo. Questo cos'è? Perché io vedo subito. Bella, sì. Poi un'altra pietra. Questo è il codice. Vi lascio tutto in info box, perché se mi metto anche a cercare i codici e dirvi i prezzi, finiamo, no, stanotte, domani. Allora, questa ho fatto no bene di più. Guardate quanto è bella. Cioè, guardate la bellezza di questa pietra. Il filo è lunghissimo e è doppio soprattutto, quindi una meraviglia. Poi me l'ho fatto vedere il codice, questo ve lo faccio rivedere il codice, perché questo è bellissimo. Poi allora, spostiamoci più in qua, così magari vedete anche qualcosa in più, visto che lo spazio qui sta terminando. Ma ancora c'è tanta roba. Bravo. Poi i cuoricini, ve l'avevo detto che ne avevo presi 10, mi ricordavo bene. E c'è qualche coppiolina, sì, qualcosa è sbagliato, però va bene. Poi oh, codice, eccolo qua, 10 set. Questi sono chiusure a calamita in 3 o 2 varianti colori, in 3 varianti colore. Sono piccoline, però fanno il loro bel lavoro. Ora naturalmente sono calamitate, quindi sono tutte appiccicate una con l'altra. Oh, ma sono calamitate bene, eh? Allora vediamo se fanno il loro lavoro, attenzione. E come se lo fanno, non mi riesce neanche a aprirle bene, molto bene, sono molto sicure. Ecco, sono piccoline, ve l'ho detto. Ecco, questa è la dimensione. Molto belle. Poi, ah, che carino questo, mi piace. Questo è il codice. Questa è ematite. Doppia chiusura, speriamo di non sfilarle tutte. Carina, che carina, mi piace molto questa. Sì, sì, mi piace molto. Poi che cos'è queste? Glass vetro, 10 pezzi. E sono delle stelline. Anche questo è doppio cellophane. Belle! Queste sono meravigliose. Non mi sembra nemmeno che ce ne siano graffiati. Belle, belle, belle queste. Queste mi piacciono tanto. E sono quanti millimetri? Non c'è scritto. Vabbè. Poi altro pacchettino. Ve l'avevo detto che c'erano le gocce e i doppioni. L'avevo presa apposta. Altri 5 pezzi delle gocce. E sono in altre varianti colore. Sono tutte tranne lei, però va bene. Molto belle anche loro. E le teniamo qua con le altre. Poi mi sembrava strano, le ho comprate argento e le ho comprate anche in ottone, naturalmente
stesso tipo di monachella, bellissime. Poi c'è un altro qua giù in fondo. Oh, un'altra pietra. Questo è il codice, 10 mm anche lei, bella importante. Che bella. Cioè, se non si fosse capito che mi piace il verde, da qui lo capite. Bellissima, mi piace molto. Poi, poi ho preso due cose. No, c'è ancora roba, aspettate. Aspettate. Poi, che carini anche loro. 10 pezzi, sempre in vetro. E queste sono le farfalline olografiche. No, ma queste sono bellissime. Ve le devo far vedere. Ve le devo far vedere subito. No, dopo, subito. Guardate un po'. No, ma cosa sono queste? Una meraviglia sono. Vabbè, c'è il verde, c'è il verde. Infine, ultime due cose del pacchettone. Lo sapete, io le prendo sempre. Sì, intanto voi ballate, ma non ci fate caso. Io le prendo sempre. No, le prendo sempre no. Una volta le ho prese, l'altra cosa non l'ho presa l'altra volta. Però la prima sono questi adesivi, Special for you, thank you and made with love. E sono 120 pezzi. Ve l'ho detto, ci avviciniamo a Natale, i pacchetti dell'handmade devono essere fatti bene, quindi adesivi. E sono a un prezzo buonissimo, fra le altre cose. E poi lo avete visto anche nell'altro video, prendo degli espositori. Stavolta ho cambiato genere, l'altra volta l'ho preso in plexiglass, stavolta li ho presi in legno. Cioè, ditemi se non sono belli questi espositori. No, ditemelo. Sono bellissimi. Allora, il codice è questo, 10, sono 10. Ne vediamo uno? Ne vediamo uno, dai, ne vediamo uno. La zampettina. Oh, che carino! Guardate, sta in piedi lui. Sì, qui è storto il tavolo, non è colpa del... che bellino. Molto bellino. Lo faccio vedere così che è meglio. Sì, appunto. C'è anche la faccina. Io ci vedo una faccina. Ci vedete anche voi la faccina? Vabbè, diciamo che è tardi e che è meglio andare a casa. Quindi io vi saluto prima che vi butti giù dal cavalletto. Se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, mi raccomando, così aiutate il mio canale a crescere. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti, ringrazio ancora una volta la Cobiz che mi ha inviato tutto questo materiale creativo e vi rimando ai prossimi video tutorial con qualcosa di questo materiale. Alla prossima, ciao.